Che piacere! Informazioni? Ne ho! Ti servono? Oh, ti assicuro che il prezzo è conveniente! D'accordo. Guarda qui, il punto sulla mappa. È un luogo che conosco. Ho bisogno di tempo per scoprire qualcos'altro. Mentre eri via, i tuoi vichinghi hanno servito gli altri Jarl. Ecco il compenso che hanno guadagnato. Convoca il mio luogotenente. Thank you.
Vorrei riorganizzare. Devo. Credi che le canzonature siano pari alle saghe? A veri poemi? Pari? Sono superiori. Vorrei sapere che... Nient'altro per oggi? Diamoci all'addestramento. Ma certo! Alla prossima! Superiori. Sono rapide, argute, accessibili a tutti. Sono l'arpe. Tu e Petra a caccia di un cervo bianco nei boschi in preda al delirio. Mio Dio, non ho mai riso così tanto. Sono lieto di dire che ho merce nuova. Ho portato qualcosa per te. Ecco, potrebbe davvero servirmi. Sapevo di potermi fidare. Ti pagherei molto bene. Mi sarà di grande aiuto. Ne avrai bisogno. Ne abbiamo sempre molto bisogno. Questo ci aiuterà. Ne avrei proprio bisogno. Hai finito? Che cosa avete per me oggi? Salut.
culo. Una lettera. È un piacere trovarti qui, Ceolbert. Merito di Sigurd. È stata una buona guida e un'ottima compagnia. Mi ha raccontato storie incredibili. Le migliori riguardavano te. Spero nulla di troppo imbarazzante. Un paio non erano niente male. Perdonami, Eivor. Notizie dalle Decestershire. L'alleanza è vinta. I figli di Ragnar sono amici del nostro clan. Ottima notizia. Bel lavoro, voi due. Un tempo il titolo di Jarl si riferiva a un uomo secondo solo al re, ma il significato è mutato. Ora uno Jarl può essere un capo, una guida o un uomo ricco e influente. Il mondo è sempre più grande, ma diviso in piccoli pezzi. Il nostro linguaggio deve sapersi adattare. Un concetto interessante. C'è, Ulbert. Sei qui per imparare, non per insegnare. Allora illuminaci. Ricorda tutte le nostre recenti conquiste. Il clan ha sete di conoscenza. State chiedendo un discorso? Va bene. Amici miei, mi rivolgo a voi con una storia di gloria e trionfo. Ho viaggiato molto dal nostro arrivo e ho conosciuto le strade e i campi di questa Inghilterra. E grazie ai miei viaggi abbiamo stretto forti alleanze con l'onorabile Ceolwulf, re di Mercia, ora nostro amico. E a sud, dove la Jarl Soma e i danesi di Grantbridge ci hanno solennemente promesso lealtà. Per mano di Sigurd e per mano mia, il vincolo che ci lega... Ti stai innalzando allo stesso livello di Sigurd in queste tue storie. Lui approverebbe se fosse qui con noi? Sigurd conosce le mie vittorie e canterebbe le mie lodi più di me stessa. Ma i miei meriti sono anche i vostri, di ognuno di voi, poiché la vostra risolutezza e la vostra forza non conoscono alcun rivale. E così io alzo il mio corno, a Sigurd, che possa tornare presto tra noi, e al clan del Corvo, grandi amici e grandi guerrieri. A Sigurd! A Sigurd! Che torni presto a liberarci di te! E che tutti voi possiate bere di gusto, come sta facendo Dag. Skål! Skål! Mi credi ubriaco, Eivor? Credi che non riuscirei a ferirti? Certo, non con le parole. Ma capisco la tua spavalderia. I miei occhi sono bene aperti e osservano la tua ansia di derubare Sigurd della sua gloria. Ciò che dici è senza senso. Ho fatto qualcosa per scatenare la tua ira? Proprio come pensavo. Tu... Un attacco dal fiume! Mi sembrano danesi! Danesi? E quanti? Troppi. Venite, la battaglia è in furia. Cani rognosi, che cosa vogliono adesso da noi? Chi è in grado di combattere prenda le armi. Gli altri restino qui. Con me! Thank you.
presto morirai. Odino, ti rinnego. Sanguinerai! No! A morire. Siamo stati mandati dagli dèi. La morte attende ognuno di voi. Ce ne sono altri. Non lungo i fiumi. Forse ce n'erano, ma hanno cambiato idea. Stando ai simboli che portano, credo giungano dalla Gotlandia. Ma senza sopravvissuti da interrogare, non lo sapremo mai. Beh, eccone uno. Questo verme stava cercando di trascinarsi al fiume, sperando di sfuggirci. Abbi pietà, amica mia. E potrai trovare in noi degli alleati. Avrò pietà se la tua lingua sarà rapida. Da dove venite e perché ci avete attaccato? Veniamo dall'Anglia orientale. Appena giunti, bramosi di argento. Siete andati alla deriva. Vi trovate in mercia. Questi erano gli ordini. Di chi? Ora basta. Cane schifoso. Sei solo un vagabondo in cerca d'argento. Finiscilo e basta. Con il silenzio non avrai alcuna pietà, Goto. Te lo chiederò ancora. Chi vi manda? Ci manda il vento. E i fiumi ci porteranno a casa. Sta implorando la morte. Accontentalo. Oppure usalo come messaggero. Che dica alla sua gente che cosa li aspetta, se mai dovessero farsi rivedere. Va e non tornare più. Ti ringrazio. Questa non è pietà, è una morte rinviata. Informa chiunque vi abbia mandato che qui andate incontro a un massacro. Oh, certo, racconterò ogni cosa. Fallo seguire da un ricognitore. Scopriremo... Mostrare pietà è un grosso rischio. Così saremmo passati per codardi. Era l'unica soluzione possibile. Avremmo potuto scoprire qualcosa. Ora non sapremo niente. Sigurd avrebbe agito come me. E questa motivazione mi basta e avanza. Sigurd non è qui per risponderti. Ma io sì. Osa sfidarmi ancora e lo verrà a sapere. Ti conosco, Eivor. E so che cosa vuoi fare. Ignora le parole di Dag. È un vento che ulula, ma che spira leggero. Ripuliamo il campo, poi penseremo al da farsi.